Benvenuti all'angolo del focolare. Oggi volevo parlarvi di minimalismo. Ultimamente lo sto vivendo in un modo particolarmente sentito, soprattutto da quando è arrivata Sole. E pensavo quando avevo fatto il decluttering. Scusate, mi metto comoda io, stiamo chiacchierando dopo tutto. Pensavo quando avevo fatto il decluttering con il metodo del magico potere del riordino di Marie Kondo, di essere riuscita ad arrivare all'ideale delle cose che volevo avere intorno, quindi si selezionavano tutte le cose che non si amavano e si tenevano solamente le cose che si amano veramente. E quindi avevo intorno a me solamente cose che amavo. Col passare del tempo ho acquistato più consapevolezza in me stessa e in quello che mi fa stare bene, penso sia questione di età, diciamocelo. E nel frattempo, oltre che i repulisti periodici alla dispensa o al mio armadio, non ho fatto granché di selezione. Quando è arrivata Sole, quindi quando è arrivata la chiamata per andare a prendere Sole, abbiamo cercato in fretta e furia, perché dopo di tutto sono passati pochi mesi dalla chiamata alla partenza per la Cina, sono passati 3-4 mesi e abbiamo iniziato ad adattare la casa a quello che noi senza bambini immaginavamo sarebbe stato la casa e la vita con un bambino. In realtà potevamo immaginarci quanto volevamo, ma finché appunto non abbiamo avuto Sole a casa non ci siamo resi conto di tantissime cose, tanto che non so se si vedono tutte le cose che abbiamo attaccato per tenere chiusi gli stipetti e cose così, non funziona nessuno, vanno proprio pessimo. Da quando è arrivata lei quindi si è fatto sentire sempre di più questa necessità appunto di fare un ulteriore decluttering e un'ulteriore selezione delle cose che abbiamo. Probabilmente perché appunto l'avere un bambino ti porta a far spazio nella tua vita per questo bambino, per questa persona che arriva in più. Di solito appunto si fa spazio per un bambino nella propria casa, chi resta incinta fa spazio proprio nel proprio corpo per questo bambino. L'avere un bambino secondo me davvero ti fa fare spazio proprio anche nella tua vita. Bisogna iniziare a fare decluttering letteralmente, quindi a fare spazio e a rinunciare ad alcune cose per averne altre di bellissime, però di nuovo bisogna rivalutare quali sono le cose importanti. Quindi da quando è arrivata lei ho letteralmente ricominciato il mio decluttering. Avete visto che ho fatto il decluttering del mio armadio, dell'armadio di Francesco, del mio cassetto degli accessori, e un po' inconsapevolmente credo, un po' proprio per questa voglia di fare spazio a lei. Anche qui in sala da pranzo ho spostato la poltrona proprio per lasciarle spazio gioco e davvero credo faccia tutto parte di questo periodo che sto vivendo. Non mi è mai piaciuto definirmi o parlare esplicitamente di minimalismo, perché appunto quando si parlano di queste filosofie si arriva a degli estremismi che non mi piacciono. Tipo, tu non sei minimalista se ti trucchi, no, tu non sei minimalista se hai più di 4 bicchieri, sto sparando a caso, ok? Quindi non mi è mai piaciuto pensarmi minimalista, probabilmente tanti di voi non mi vedranno minimalista, tanti di voi diranno, ma hai talmente tante cose o hai talmente poche cose che... E secondo me il minimalismo proprio non è quante cose hai o se hai attorno a te cose che ti fanno appunto felice, se hai attorno a te solamente le cose che ti fanno felice, ma proprio è un senso più profondo di pace e di soddisfazione delle cose che si hanno intorno. Quindi io la vedo più come un modo di concentrarci di più sulle persone, sui valori della nostra vita,
più che sulle cose. In ogni caso, per arrivare ad un punto prima che Sole si svegli, perché giro sempre questi video negli intervalli di pisolo, volevo raccontarvi come sono cambiata finora, quali sono le 10 cose che finora sono cambiate nella mia vita. Non sono più shopaholic, che vuol dire quelle persone che trovano soddisfazione nel fare shopping e dopo che hanno comprato una cosa ne vogliono un'altra e un'altra ancora. Ero così quando lavoravo. Direte, beh, facile, sei stata licenziata, non c'è più soldi per essere shopaholic. Punto numero uno, è verissimo anche questo, infatti il minimalismo è corredato tantissimo con questa cosa, ma non sono più rattristata dal non essere shopaholic, anzi il mio non essere più shopaholic è proprio una consapevolezza che non ho più bisogno di tutte quelle cose o di comprare tutte quelle cose per essere felice, come se, come dire, la soddisfazione e il tuo essere persona fosse valutato da quante cose hai, da quali cose hai, e io valuto da quali cose hai, cioè il tuo valore è determinato dalle cose che hai intorno. Seconda cosa, è cambiata tantissimo la mia casa. Nel corso degli anni abbiamo fatto una grande selezione di mobili, di arredamento di questa casa, abbiamo fatto tantissimi cambiamenti, addirittura fra la cucina e questa che è la sala da pranzo c'era un muro, abbiamo proprio buttato giù questo muro perché avevamo proprio voglia di spazio, di ariosità, e la mia casa è cambiata davvero tantissimo e adesso non posso che dire che sono innamorata davvero della mia casa e di come è venuta fuori. Prima me la sentivo stretta ed è brutto perché avevamo appena comprato casa, avevamo comprato casa da poco, sentirmela stretta dopo pochi anni di matrimonio era brutto, essere insoddisfatti della casa che si è cercato di avere per tanti anni e e poi non esserne contenti è davvero una brutta sensazione. Essere quindi riuscita ad ottenere la casa dei miei sogni semplicemente disfandomi di tante cose, non abbiamo comprato poi tantissimo in realtà, è una bellissima sensazione. Terza cosa, risparmio molti soldi da quando sono diventata minimalista. Non essendo più shopaholic, risparmio un sacco di soldi e piuttosto che spenderli preferisco investire. Non ho detto che non spendo più soldi, sicuramente ogni tanto investo dei soldi in qualcosa che va a aiutare la mia vita, quindi a semplificare la mia vita, quando faccio degli acquisti oculati e pensati, e altrettanto investiamo in esperienze e investiamo nella nostra attività, che sia la mia o quella di Francesco. 4. Perdo meno tempo davanti all'armadio. Ho fatto il guardaroba capsula e da quando ho il guardaroba capsula letteralmente perdo meno tempo davanti all'armadio a chiedermi ma che cosa mi metto oggi, che cosa non mi metto oggi, non ho niente da mettermi, e vedo tutte le cose che ho, ho poche cose che so che mi stanno bene, ho poche cose nei miei colori, nei colori che mi stanno bene e che mi valorizzano, e quindi mi è davvero molto più semplice alla mattina vestirmi. 5. Molta meno ansia e molto meno stress. Perdete meno tempo e conseguentemente siete meno stressate, ansiose, se dovete appunto magari cercare qualcosa nel cassetto degli attrezzi della cucina, sapete che quelli sono i vostri attrezzi, sapete dove sono, a meno che Sole non ci abbia messo le mani, e e quindi appunto arrivate direttamente alla cosa che vi serve senza diventare matte, senza stressarvi, ma anche semplicemente sono meno stressata anche letteralmente in senso un po' più profondo, nel senso che se cerchiamo sempre di avere di più, se vogliamo sempre di più, alla fine ci rendiamo conto di non avere niente, di non trovarci niente fra le mani, e quindi se vogliamo sempre più cose, se appunto, come
Il punto numero uno è se sei una shopaholic che cerca sempre di avere il vestito più alla moda e di essere sempre aggiornata, eccetera, perdi un sacco di soldi, ci perdi un sacco di tempo dietro, non passo più appunto ore e ore sui siti internet a cercare di prendere, ah, mi serve questo e mi serve quell'altro e mi serve quest'altro ancora. No, una volta che so quello che mi serve, vado a colpo sicuro a comprarlo senza tutto questo stress, senza neanche la necessità appunto di volere tutte queste cose. La mia casa è molto più ordinata. Una cosa che mi ha fatto ridere, morire da ridere, quando ho fatto vedere l'armadio di Francesco, che abbiamo fatto decluttering dell'armadio di Francesco, in tante mi avete detto: oh, ma che bell'armadio! Anche io vorrei avere un armadio così ordinato, che bello che è. Tra l'altro, recentemente poi l'ho fatto rivedere su Pinterest e mi è stata detta la stessa cosa. Come fai ad averlo così ordinato dopo tutto questo tempo? Io una volta che l'ho ordinato, dopo mi si rincasina di nuovo. Mia mamma allibita risponde: non c'è niente dentro. Ok? E questo è il trucco. È praticamente vuoto, ok? Diciamocelo. Nei nostri armadi c'è veramente poco. Ed è facile tenerlo in ordine perché c'è poco. E appunto il minimalismo ci ha portato all'avere un posto per ogni cosa e quindi è facile poi rimetterla al suo posto perché quello è il posto, c'è il suo spazio e quando manca c'è il buco. Non so se mi spiego. E quindi così. La mia casa è molto più ordinata ed è più facile da tenere ordinata. Spreco molte meno cose, anche dal punto di vista semplicemente della spesa. Vedo visivamente quello che mi manca, perché di nuovo, come dicevo prima, c'è il buco quando qualcosa manca ed è facile fare la spesa ed è facile andare a fare shopping perché quello che mi serve lo compro e magari cerco di comprarlo nei limiti delle mie possibilità, al massimo della qualità di quello che io posso comprare. Non è detto che posso prendere tutto di qualità top, non è detto che posso spendere 800 euro per un cappotto, magari mi piacerebbe, però per tutto quello che compro cerco di comprarlo al massimo delle mie possibilità, che di nuovo le mie possibilità sono diverse dalle vostre, da quelle di chiunque altro, per cui credo che sia giusto per ognuno sapere quali sono i propri limiti, però io cerco di comprare al massimo delle mie possibilità, quindi spreco meno cose comprando, ipotesi, 10 magliette fatte in modo, in malo modo, che si sgualciscono e si logorano dopo due lavaggi. Sinceramente, magari preferisco comprare una maglietta magari di maggior qualità, magari spendendo un po' di più, però almeno che mi duri sicuramente più tempo. 8. Ho più tempo per me stessa perché appunto non perdo tempo a guardare in internet, siti internet di shopping, di devo comprare questo, devo comprare quello, che so, anche semplicemente perdo meno tempo anche semplicemente a giocare alle app. Cioè, voi direte che cosa c'entrano le app con il minimalismo? Non lo so, ma il mio telefono da un po' di anni è praticamente vuoto, non ci sono neanche praticamente app di modifiche foto, perché non modifico le mie foto prima di caricarle su Instagram o sui social. Perdo letteralmente meno tempo da questo punto di vista, perdo meno tempo con i giochi sul telefono e proprio sono più consapevole del tempo che ho. E penso sì che sia collegato col minimalismo, perché il minimalismo parla proprio dell'intenzionalità, del voler essere intenzionali con il proprio tempo. E quindi anche semplicemente passando meno tempo sui social, su Facebook, sui giochi del telefono e cose così, e ti regala letteralmente più tempo per te stessa e per quello che tu ritieni importante fare e per quello che tu decidi intenzionalmente di voler fare.
sono più sicura di me perché tutto questo l'ho condiviso in internet, l'ho condiviso con voi, è tutto un percorso appunto che già dai primi video su YouTube ho condiviso con voi e mi ha portato a maturare me stessa e a maturare una consapevolezza di nuovo, continuo a dirlo da tutto il video, di quello che amo e di quello che intenzionalmente voglio fare della mia vita, e il trasformarlo tra l'altro in una professione mi ha dato la possibilità di confrontarmi con tante altre persone, di essere loro di aiuto e di avere conferma di quello che io posso fare con davvero pochissime cose a mia disposizione, semplicemente con il mio entusiasmo e con la voglia di fare. E questo mi porta all'ultimo punto, che il minimalismo in un certo senso mi ha portato a... Giorno dopo giorno sto cercando di vivere il mio sogno, di vivere la vita che ho sempre sognato, quindi di mamma a casa, ma anche di imprenditrice che cerca di incastrare gli orari di lavoro di notte con la vita da mamma, con la vita da moglie, e nella piena gioia di riuscire a fare tutto questo. Quindi devo ringraziare di nuovo anche voi di essere parte di tutto questo, e adesso chiedo a voi: e avete mai pensato al minimalismo? E avete fatto decluttering in questi anni? Avete cercato di vivere intenzionalmente la vostra vita? E se sì, come? Raccontatemi le vostre esperienze di minimalismo, raccontatemi le vostre esperienze di decluttering e di vivere con meno cose, o almeno di vivere più intenzionalmente, quindi più presenti nella vostra vita, più protagonisti della vostra vita, e di non uno che magari si lascia vivere, si lascia trascorrere la vita così come capita. Spero di avervi fatto un po' di compagnia, vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacio e a settimana prossima. Ciao!